Salve e benvenuti nella gara più assurda del mondo. Benvenuti nella storia di una tradizione che ormai da 100 anni viene ripercorsa in una gara che dura per 24 ore, dove i piloti più folli e le auto più incredibili si sfidano tra il giorno e la notte, tra gli incidenti e la strategia. Da Ford contro Ferrari alle moderne hypercar delle astronavi, l'uomo che si spinge oltre i suoi limiti. Benvenuti alla 100ª edizione della 24 ore di Le Mans. E ci siamo, signori, Le Mans, siamo a sud-ovest di Parigi, questo è il circuito. Oggi è venerdì, domani inizia la gara. Sono in questo momento sui cordoli, guardate che spettacolo, è sempre impressionante vederli da vicino. Sono qua con Goodyear, quelli delle gomme, hanno anche un dirigibile che ho visto volare prima, è assurdo, forse riusciamo a volarci. E nulla, l'idea è di seguire dall'interno una delle gare più assurde del mondo. Dei soggetti incredibili, grande! Esattamente tra 24 ore parte la 24 ore. E qua abbiamo il trofeo dei 100 anni della 24 ore. Ferrarino, Porsche, prototipi Alpine, box Peugeot, ma vi faccio notare la precisione, la pulizia con cui lavorano. I giapponesi qua di Toyota sono forti. Ok, iniziamo a ragionare. Prima F corse, belli cattivi, questa è la macchina di fuoco. Tutto il copri posteriore, ovviamente tutto in carbonio, tutto aerodinamico. Guardate l'alettone, che roba! Garage 56. E siamo nel box. Questa super Chevrolet Camaro, guardate che roba. Io quando penso alla NASCAR penso a Cars, ovviamente. E tra l'altro Goodyear in Cars è chiamato Lightyear, perché l'hanno praticamente copiato. Guardate che bestia. Vuoto, lei di casino ne fa. Guardate i freni, guardate le pastiglie. Vi faccio notare tutte le cose segnate per aprire il cofano. Gli estintori in caso di emergenza. Sapete che in Formula 1 i piloti hanno lo strap sul casco? Loro hanno gli strap sul parabrezza. È proprio americana, come si fa a non volerle bene? Ovviamente gomme Goodyear, tra l'altro queste sono super tecnologiche. Pensate che sono fatte a mano, perché dentro, tra le altre cose, hanno un sensore specifico proprio integrato dentro lo pneumatico, di pressione, temperature, cose varie, per vedere appunto se la macchina sta performando bene o no. Bene, andiamo a mangiare. Ho preso delle ostriche, non sono matto, ma c'era scritto che sono della Bretagna e sembravano carine, quindi vediamo se morirò. Wow! Droni 1, fuochi d'artificio 0, in fiamme. Direi che da questo primo giorno era tutto. Ci vediamo domani. Giorno 2, inizia a esserci decisamente tanta gente. E ora siamo nell'Operation Center di Goodyear. Qua è dove sostanzialmente mettono le gomme nei cerchioni. E qua si vede il sensore che vi dicevo ieri. Tra l'altro questo golf car con i nuovi pneumatici airless che sta sviluppando Goodyear senza aria. Ed eccola qua, Ferrari 499P. Incredibile. Guardate che roba. Questa è la situazione posteriore. A livello estetico comunque questa Peugeot è la mia preferita. È cattiva, tutta fatta di Lego Technique. La banda. Questa è la parte di circuito che non viene usata. Incredibile, comunque ci sono macchine ovunque. Vediamo se riusciamo ad andare in griglia. Questa è la situazione nel box. Cioè, non so se capite, c'è Leclerc davanti a me che sta parlando con fuoco. È tutto così a caso. Antonio, buona fortuna. Grande Charo. Buona fortuna. Grazie. Wow, Ferrari in prima fila, ovviamente guardate quanta gente c'è attorno alle Ferrari. E Toyota però è dietro, pronta a rimontare. Stiamo a vedere. Qua abbiamo Porsche. E in tutto ciò ho la maglietta di LeBron James, perché dovrebbe dare lui il via alla gara, quindi sventolerà la bandiera. Vediamo se riusciamo a beccarlo, perché potrei impazzire. Comunque, rapido recap. Qua Le Mans corrono nella 24 ore varie categorie. Ci sono le hypercar, quelle che avete appena visto, prototipi, macchine normali ma fatte ovviamente da 24 ore. Questo per esempio è un Le Mans Prototype 2. Pensate che mi hanno detto che con uno pneumatico fanno 4 stint, quindi la macchina si ferma a fare il carburante ma non cambia le gomme, anche perché qua a Le Mans ci sono solo 2 meccanici per macchina, e quindi con solamente un set di gomme fanno l'equivalente di 2 Gran Premi di Formula 1. Ecco, questa Alpine è veramente sexy. Ecco qua all'interno, guardate che roba, col volante, tutta la strumentazione. Questa è la visuale, è un qualcosa di senza senso. Cioè, sono veramente dentro una bara. E anche la carrozzeria, vedete, è tutta studiata per essere componibile. Quindi se si rompe la fiancata la possono cambiare, se si rompe il davanti lo possono cambiare. Perché qui a Le Mans non è se si rompe qualcosa, ma quando si rompe qualcosa bisogna sistemarlo. E fidatevi che io l'ho vista arrivare fatte su col nastro adesivo, quindi ne vedremo delle belle. Dall'Ara, sempre presente. Mentre qua abbiamo Cadillac gialla, bravi. Tutto molto bello, ma dov'è LeBron James? Qua non lo vedo. E qua c'è l'altra Ferrari. Antonio, volevo chiederti scusa per quella volta che ho inchiodato e mi hai tamponato al simulatore. Ero con Fede Leo in una gara. Buona fortuna. Sì, perché una volta in una gara al simulatore mi è entrato dentro Giovinazzi e mi ha insultato. Quindi abbiamo chiarito, secondo me era colpa sua. Però non ho capito se c'è LeBron James su queste macchine. No, no, no.
Eccolo, eccolo. Oh, manco fosse LeBron James. Mamma mia. Dannazione. Tecnicamente era un metro di me, solo che era in macchina. Però posso dire, Charles, super umile, è andato in giro tra la gente, si è fatto il suo bagno di folla. LeBron è arrivato con la Porsche. Ok, non so se potrei essere qua, ma è una gran scorciatoia. Sono tipo sotto la pista. Come fai, Yaki, a seguire la gara da tutti i posti nello stesso momento? Così. Eccoci, tribuna Goodyear. Molto bene, molto bene. E da qua entriamo sulla tribuna e siamo letteralmente in primissima fila. Guardate qua che spettacolo. Prima ero lì a tipo 100 metri, ma ho dovuto fare tutto il giro del circuito per arrivare qua. Tutte le macchine con tutti i team schierati. Mamma mia. Inno francese. Wow, che roba. Bene, via tutti i meccanici. Macchine tutte schierate. Pace car pronta a partire. E pensate che una volta i piloti rimanevano in piedi dall'altro lato della pista e al via correvano, salivano in macchina, la accendevano e partivano. Solo che effettivamente poi partivano senza allacciarsi bene le cinture, così e cosa. E era molto poco sicura come cosa. E pensate che per questo motivo le Porsche sportive hanno l'accensione sul lato sinistro, perché così potevano accenderla con la sinistra e con la destra mettere dentro la prima e partire risparmiando tempo. E arriva il C130 con le frecce tricolore francese, che grazie all'editing faremo diventare italiane. Molto meglio a Monza, molto meglio l'aeronautica italiana. Eccoli, si parte. Mamma mia. Wow. 15.59, ultima chicane. La safety entra. Sono le 4 e parte, signori. Sono partiti. Ok, le Ferrari non sono durate neanche un giro. Ottimo. Safety car. Mancano solo 23 ore e passa. Non ha senso sta roba. Bene, la prima ora e mezza è andata. Primo pit stop anche per il sottoscritto. E abbiamo il primo disintegrato. Altro esploso. Questi sono matti. Matti. Allora, tattica. Ho appena fatto un 20 minuti di pisolino sul divano, così abbiamo più energia. Qua continua la gara, ovviamente. Toyota prima. Si è appena schiantata una Porsche. Sono passate 2 ore. Un gran premio normale sarebbe già finito. Questi qua sono neanche a un decimo della gara. E non è che vanno tranquilli, no? Si scannano per 24 ore questi qua. 3 ore sono passate. Abbiamo già primi dispersi. Qua la situazione gomme inizia a essere movimentata. È assurdo perché qua c'è il sole e dall'altra parte del circuito diluvia. Infatti c'è la safety. Mancano 20 ore e da LeBron a tecnico della NASCAR è un attimo. Seguiamo James. Scusa, ma tu sei Andrea Pirillo? Ciao Yankee. Guardate le gomme usate, che roba. Sono ancora calde. Gomme pronte con le termocoperte. Qua ci sono gli ingegneri che fanno le strategie. I caschi dei piloti. E questa è la situazione in piccolo. Fighissimo, fighissimo. Il sole tramonta su Le Mans e le macchine ovviamente stanno ancora girando. E da meccanico a interista, perché oggi è sabato 10. È bella Le Mans, ma c'è l'Inter, signori, finale di Champions. Ovviamente voi saprete già il risultato, ma io in questo momento no. Adesso ci spostiamo dall'altra parte del circuito. Comunque, ormai cammino di fianco al supercar come se fosse normale. Guardate la distesa di tende. Praticamente stiamo andando per campi, perché tecnicamente il circuito delle 24 ore è un circuito cittadino in realtà. Quindi si corre una parte nel circuito Bugatti dove eravamo prima, una parte su strade vere e una parte in delle chicane create ogni tot punti. Ecco, qua siamo alla curva Indianapolis e questa è la situazione. Vedete che è una curva come in un circuito, ma in realtà là poi torna a essere strada normale. Mamma mia! Questi continuano a girare sempre e comunque! Vai Ferrari, vai Ferrari! E comunque da così vicino fanno paura. Wow! Diciamo che di notte inizia la magia. Tra l'altro assurdo perché non siamo neanche a un terzo della gara. E poi è bellissimo perché c'è gente accampata ovunque. Tipo qua ci sono i commissari con le famiglie che cenano. Che spettacolo! Tornate al circuito, l'Inter purtroppo ha perso. Qua tra le macchine e i fuochi d'artificio c'è un casino! Guardate che magia! Cioè, capite, mezzanotte e guardate quanta gente c'è. Bellissima. Ora, l'ho dato per scontato, ma ovviamente non è che i piloti corrono per 24 ore di fila. Ogni macchina ha 3 piloti che si alternano. Possono fare turni che vanno da 45 minuti fino a 4 ore. E ovviamente tutti quanti nel team si alternano. Quindi tutto
il paddock è costruito letteralmente come una città. Gomme, non gomme, carrozzerie, riparazioni. E poi ci sono i vari hospitality, dove fisicamente poi dormono i piloti e da qualche altra parte gli ingegneri, i meccanici e così via. È tutta una roba che va avanti per 24 ore su turni di turni di turni di turni a turno. Qua in Ferrari per esempio hanno appena portato la pasta. Guardate qua come sono organizzati con tutti i monopattini. Qua ci sono meccanici che sistemano la carrozzeria, mentre qua si vedono un po' di pezzi vari, mamma mia. Qua ci sono i giapponesi che fanno l'intervista a Toyota. È veramente una città che non si ferma mai. Poco più di un terzo di gara non ci passa più. Safety car. Comunque qua nella tribuna VIP di Goodyear sono rimasto letteralmente solo io. Mentre sotto c'è ancora un botto di gente. A vedere che cosa? Niente, delle macchine che passano ogni tanto, ma veramente c'è questa magia nell'aria. Una e mezza di notte, io sono distrutto e questi non sono neanche a metà, mancano 14 ore e mezza. Tra l'altro, come vedete, non ci sono dei giri da fare, ma c'è il tempo. Alla fine la macchina che ha fatto più strada, più giri, vince. In questo momento Toyota, ma sono tutti comunque super vicini, quindi tutto può succedere. E cosa fare alle 2 di notte se non una visitina al museo, un po' di storia dal buon Enzo Ferrari, passando per Bentley, Ford, Porsche. Grande Nando. Bentley del 1924. Pensate a correre 24 ore su questa roba qua. Cioè qua si è veramente fatta la storia dell'automobilismo, da questi pezzi che si muovevano a stento alle mega iper hypercar. Bugatti, Alfa Romeo 8C, bellissima. E fa ridere perché le prime Alfa avevano la guida a destra, perché non si era ancora deciso dove bisognasse stare. Cadillac. E poi abbiamo Ferrari, Porsche, Mercedes, anni 60, guardate che classe che aveva Ferrari. E poi soprattutto le edizioni vecchie sono circondate da una valanga di storie, di leggende, dal pilota fantasma che ha corso ubriaco, ci ha fatto un bellissimo video Nasca, ve lo lascio da qualche parte, piloti che correvano tutte le 24 ore di fila, non si sa come. Si dice che un anno con un pilota abbia corso pure una scimmia. E qua abbiamo la rivalità tra Ford e Ferrari. Ci hanno fatto pure il film. Ho veramente i brividi a passeggiare tra queste macchine. Questa era quella di Jackie X, leggenda della Le Mans. Jackie X, altra Porsche di Jackie X. Milano Cortina, 2 ore e 54 minuti. Alboreto. It's nothing. E poi arriva Audi. Qua diciamo che ci avviciniamo sempre di più alle attuali. Vedete, dopo la 24 ore queste non le hanno più pulite e arrivano letteralmente attaccate col nastro adesivo. Milioni e milioni di macchine e poi lo scotch funziona sempre. Follia, follia. Situazione delle 3 di notte, ho beccato il buon marchettino. Finalmente ho trovato un altro nottambulo. Esistono gli youtuber che vanno nell'hospitality e poi vanno a dormire nell'hotel. Sì, fighettini. E poi ci siamo noi. Non siamo neanche a metà. E adesso andiamo là. Quella là, come le coppiette. Però lo zucchero filato non me l'hai comprato. Non c'era. Non hanno lo zucchero filato. Beh, posso dire che viste da qua sopra... Comunque non si vede né la fine né l'inizio del circuito. Ferrari prima. Siamo a metà solo ora. Mi sono meritato qualche ora di sonno. Ma pensate anche alla sicurezza. Cioè per 24 ore ci deve essere sempre qualcuno che controlla. Tutti i medici, tutti i commissari di pista. Wow. E non è una questione di soldi o di mega evento. Qua c'è proprio passione, amore e cibo unto. Comunque super room tour, lusso. Bagno tipo nave da crociera. In realtà lusso veramente perché siamo a due passi dal circuito, infatti sentite. Buongiornissimo, 9 di mattina, sono riuscito un po' a dormire ma adesso saliamo su un mezzo decisamente speciale. Ok, ci siamo a bordo. Da qua sopra possiamo vedere tutto il circuito. Guardate la distesa infinita di macchine, di tende. Pensate che prima qua non c'erano le chicane, era tutto rettilineo. E su quei trabiccoli che vi ho mostrato ieri al museo andavano a 400 all'ora. Questi sono fulminati. Safety car. Bene, torniamo con i piedi per terra e torniamo in circuito. Tutto esattamente come l'abbiamo lasciato ieri notte. Cioè io ho pranzato, fatto giri, cenato, guardato l'Inter, dormito, fatto un volo indirigibile e questi qua sono ancora qua a girare. Se la giocano Ferrari e Toyota. Cambio pilota, pulizia vetri. Benzina. Pronti con le gomme, ragazzi? Vai. Vai, Antonio.
demonio. E intanto Pecco c'è. Grande Pecco. Questa comunque è la situazione in sala stampa, con facce decisamente provate. Manca un'ora. Ste, fammi vedere i caffè. Ultimo pit stop. La Ferrari è ferma. Ok, è ripartita. Hanno comunque ancora 2 minuti di vantaggio, quindi. Però, mamma mia! Fa ridere perché sembra finita, ma manca praticamente l'equivalente di un gran premio ancora. 5 minuti! Pensate che in questo momento hanno fatto più di 5.000 km. Come fare da Reggio Calabria a Capo Nord in 24 ore. Olle! Olle! 59! Dai, ragazzi! Centesimo anniversario della 24 ore di Le Mans, 50 anni dopo, incredibile, qua è tutto magnifico, è tutto magico, da Yaki e da questo spettacolo era tutto, ci vediamo prossimamente con prossime cose.